alto e vedere al tipo. Innanzitutto ringraziare i maestri Massimo Quarta e Stefania Radaelli per il programma che hanno eseguito, comprendente brani di Tartini e Paganini, ma soprattutto permettetemi di ringraziarli per l'emozione che ci hanno trasmesso con la loro esecuzione dell'inno nazionale. Ringrazio molto l'ambasciatore, il Presidente dell'Istituto di Cultura per questo incontro. Vorrei ringraziare anch'io anzitutto i maestri Quarta e Radaelli per quanto ci hanno regalato in questi splendidi momenti di arte. Questo altronde della cultura e dell'arte è uno dei legami principali che lega Danimarca e Italia. Dopo quest'oggi, conversando con la Regina Margherita, abbiamo parlato di questi rapporti, di quanto siano legate Danimarca e Italia dal comune interesse per l'arte e la cultura, e quanto la stessa regina personalmente è impegnata nello sviluppo di questi legami. È un piacere incontrarvi, perché incontrare le comunità italiane che sono in un paese in cui mi reco è sempre un momento particolarmente intenso. E sono lieto di darvi il saluto insieme alla Vice Ministro degli Esteri, è il saluto più affettuoso e cordiale. Siamo due paesi ormai vicini anche geograficamente, le distanze non ci sono più in queste condizioni, e due paesi legati da legami della comune appartenenza all'Unione Europea, all'Alleanza Atlantica, legami che sono economici, oltre che politici e, ripeto, particolarmente culturali, ma sono anche, ed è la cosa più rilevante, legami di carattere umano, legami che nella vita quotidiana tengono in relazione intensa cittadini danesi e italiani. Questo è il legame principale, più forte, che tra le nostre comunità nazionali, ed è una sorta di pegno, di avanguardia, di presidio prezioso dell'amicizia dei nostri paesi. E la vostra presenza qui ha appunto questo significato in questo paese. Ed è un piacere regalarvi il saluto di tutti dal nostro paese, con la consapevolezza di quanto quello che il nostro paese sa esprimere nelle relazioni con gli altri, attraverso soprattutto i connazionali che vivono in paesi oltre confine, è una dimostrazione di apertura, di
segno di amicizia, di proiezione insieme verso il futuro. Io vi sono molto grato per questo incontro, vi faccio molti auguri e vi sono grato per quel che fate. Buona attività, buon lavoro a tutti, grazie e auguri. Thank you.